la regia inquadra la le nostre farfalle azzurre e la squadra nazionale. Non so come di si dice farfalle ritmica, in giapponese, ma soprattutto per la prima volta mostrano davanti all'occhio attento della telecamera l'esercizio con le cinque palle che doveva essere portato alle Olimpiadi, ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Indossano infatti un body che richiama, riporta alla mente le sembianze di un kimono. Loro sono il capitano Alessia Maurelli, Martina Sant'Andrea, Agnese Durante, Martina Centofanti e Letizia Cinconcelli. In assoluto e doveroso silenzio ammiriamo le farfalle azzurre. Sono le nostre farfalle quadrate in questo momento, il capitano Alessia Maurelli. Davvero è stata la prima volta che veramente hanno mostrato al pubblico questo esercizio. Hanno scelto anche una musica ad hoc per i giochi di Tokyo. La regia ci mostra alcuni momenti del loro esercizio. Esercizio creato da Emanuela Maccarani e da tutto il suo staff, creato all'Accademia Internazionale di Ginnastica Ritmica, quella più nota col nome di Casa delle Farfalle, esatto. Dove tutti i giorni, sei giorni anzi su sette, queste ragazze si allenano dalle 8 alle 9 ore al giorno. Quotidiane, sì. Quotidiane, instancabili davvero. Emanuela Maccarani e tutto il suo staff lavorano praticamente 11 mesi all'anno, hanno circa 3 settimane di pausa, un mese, poi dipende dalle circostanze. E non tutto insieme poi, un mese... Due settimane in un momento e altre due settimane in un altro. Queste ragazze vivono in un centro però, tecnico permanente, vivono assieme 11 mesi all'anno appunto, e quindi davvero un lavoro molto molto importante.